Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. E allora, come di consueto, i titoli in apertura per scoprire quali argomenti andremo ad approfondire. Il Consiglio regionale dà il via libera alle comunità energetiche rinnovabili. No unanime alla produzione di cibo sintetico. Aperto ad Arezzo il Google Innovation Center. Con 31 voti a favore e un astenuto, l'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato la legge per dare ulteriore impulso alla promozione delle comunità energetiche rinnovabili. Il testo è la sintesi tra tre diverse proposte di legge presentate da PD, Gruppo Misto Toscana Domani e Movimento 5 Stelle. È un tema sicuramente che è molto caldo in questo momento, un tema molto sentito non solo dalle imprese ma da tutte le comunità, dai comuni, dalle associazioni e anche dal terzo settore. Io voglio ringraziare tutte le forze politiche che hanno contribuito a costruire un testo, quindi arrivando ad un solo testo dopo che erano stati presentati tre testi di legge. Quindi abbiamo fatto un lavoro tecnico tutti insieme, perché il valore di questa legge era proprio quello della alta condivisione che dovevamo avere da tutta l'aula consiliare. Ringrazio anche la Giunta, gli uffici della Giunta, e con questa legge noi andiamo e abbiamo messo in bilancio un primo step di 100.000 euro che serviranno come sperimentazione, dopodiché si aggiungeranno i 20 milioni che già la Giunta ha stanziato. Diamo un indirizzo forte che è attento alle imprese, che è attento al sociale, che è attento a tutta la comunità e quindi al grande tema della povertà energetica e della transizione ecologica, rispettando quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 ma anche del Piano Nazionale sull'Energia. Quindi è un nostro contributo a dare quegli indirizzi e a far sì che la comunità energetica diventi un patrimonio culturale di tutta la nostra regione. Sono davvero orgoglioso che il Consiglio regionale abbia approvato oggi una delle prime leggi in Italia sulle comunità energetiche. Sostenere le comunità energetiche vuol dire indirizzare la Toscana sempre più verso il green. La Toscana ha l'obiettivo di diventare una delle regioni più green d'Europa. Stiamo facendo già tanto con il fotovoltaico, con la geotermia. Le comunità energetiche servono a costruire condizioni per cui anche piccoli territori, piccole comunità si possano mettere insieme e possano produrre energia verde. Questa è una sfida di civiltà e sono felice che oggi il Consiglio regionale abbia fatto la sua parte. Il Consiglio ha inoltre approvato all'unanimità un ordine del giorno il cui primo firmatario è il capogruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli. Le comunità energetiche sono uno strumento, una risposta importante per poter acquisire maggiore autonomia e ridurre i costi dell'energia. Ovviamente ce n'è bisogno per quanto riguarda le famiglie, per quanto riguarda le imprese. Noi con questa legge, che tra l'altro ha trovato poi anche una sintesi unitaria all'interno della Commissione, vogliamo favorire la nascita delle comunità energetiche e intendiamo supportare e finanziare questa nascita attraverso la formazione, attraverso il riconoscimento anche delle spese di progettazione e poi la Giunta allocherà risorse europee per circa 20 milioni. Crediamo che questo sia veramente uno snodo fondamentale che la Toscana deve cogliere e quindi dobbiamo fare tutti gli sforzi e dare a disposizione tutti gli strumenti affinché le comunità energetiche nascano e nascano in un numero più possibile elevato. La Toscana, tra l'altro, dal punto di vista delle energie rinnovabili, ha anche un grande vantaggio che è quello della geotermia, una possibilità che abbiamo noi e poche altre realtà del mondo. Se a questo aggiungiamo uno sforzo anche per quanto riguarda l'idroelettrico, il fotovoltaico e l'eolico, credo che possiamo veramente puntare ad una autonomia nei prossimi anni. Una legge importante, un sostegno anche finanziario da parte della Regione Toscana su quello che è un progetto veramente innovativo. Abbiamo voluto privilegiare questa possibilità di fare comunità nella produzione e nell'accumulo dell'energia qualora vengano costituiti da associazioni anche di volontariato, soprattutto il mondo del no profit, e nel contempo la possibilità di integrare le comunità appunto di cittadini, di imprese, di realtà che nelle piccole realtà soprattutto possono andare a produrre energia e condividere quella che è oggi un bisogno collettivo.
collettivo. Ovviamente le risorse della Regione Toscana andranno a favore essenzialmente delle realtà no profit e di persone e di soggetti svantaggiati, e questo è un elemento di novità assoluta del quadro normativo regionale e nazionale. Soddisfatti del lavoro fatto in seconda commissione, condiviso all'unanimità, un lavoro anche lungo perché comunque ci sono state diverse visioni politiche anche sul tema delle comunità energetiche e rinnovabili, però oggi si arriva a una condivisione di una proposta di legge. L'unico punto su cui a noi abbiamo chiesto un impegno, e l'assessore Monni se l'è preso finalmente, è quello che i 100.000 euro che vengono stanziati oggi con questa PDL non sono sufficienti, quindi chiediamo un impegno maggiore da parte della Giunta dal punto di vista delle risorse economiche, e quello che ci auspichiamo è che gli enti locali, privati, le associazioni siano interessati a questa proposta di legge delle comunità energetiche rinnovabili, perché veramente potrebbe essere una risorsa che fa da volano all'economia e alle energie rinnovabili della Toscana in un momento di crisi come quella che stiamo attraversando. Fratelli Italia ha votato favorevolmente all'inizio del percorso sulle comunità energetiche perché riteniamo essere un bellissimo modo di mettere insieme il pubblico e il privato, dove il pubblico fa la locomotiva, il privato, che sia il singolo cittadino o un'azienda o un'associazione o un gruppo di imprese, segue appunto il pubblico nella previsione di risparmiare i costi energetici, è un tema assolutamente attuale, nel dare una risposta al cannibalismo finanziario di tante società multinazionali che stanno speculando sull'energia, nel dare una risposta locale, municipale, una risposta di sovranismo comunitario ai tanti problemi che attanagliano appunto l'ambito dell'energia. Una risposta che oggi parte con questo avvio di percorso. Noi lo diciamo francamente, non siamo del tutto soddisfatti della legge che ha prodotto oggi il Consiglio regionale, ci sono messi troppi pochi soldi, ci sono dei meccanismi di governo, delle procedure che non ci convincono fino in fondo, ma abbiamo voluto fare un'apertura di credito anche rispetto agli impegni della maggioranza di rivedere il testo di legge subito nel primo trimestre del 2023, dove, per quanto ci comunica oggi in aula l'assessore, verranno investiti 20 milioni di euro. Sì, unanime dell'aula ad una mozione a sostegno della mobilitazione contro il cosiddetto cibo sintetico promossa da Coldiretti. L'atto è stato presentato dal gruppo PD, primo firmatario Marco Nicolai. Sono orgoglioso che il Consiglio regionale della Toscana oggi abbia votato all'unanimità una mozione che dice no al cibo sintetico. Interrompere il rapporto tra cibo e natura è qualcosa che va contro la nostra storia, contro la nostra identità. Il nostro obiettivo deve essere sempre più quello di costruire filiera corta, di sostenere chi produce, e allora oggi mandiamo un messaggio forte alla Giunta, al Governo, di andare in questa direzione. Nei momenti precedenti la seduta dell'Aula, i consiglieri regionali hanno firmato la petizione di Coldiretti, con la quale si chiede al Governo di intervenire per contrastare la produzione dei cibi sintetici e tutelare le produzioni agroalimentari made in Italy e, in questo contesto, quelle regionali della Toscana. Per questo noi diciamo grazie alla Regione Toscana, al Consiglio, al Presidente Mazzeo e a tutti i consiglieri per questa importantissima iniziativa a tutela delle produzioni agricole italiane, del Made in Italy, e contro appunto la commercializzazione di cibo fatto nei bioreattori. La Toscana è vicina ovviamente al mondo delle produzioni e quindi ovviamente al mondo delle associazioni di categoria, che ovviamente stanno difendendo le nostre produzioni e soprattutto la nostra tradizione e la nostra cultura anche alimentare. È una priorità per Fratelli d'Italia, lo è da sempre, lo è da prima che fossimo al governo, lo siamo oggi. Recenti sono gli interventi in aula del ministro Lollobrigida, l'impegno preso anche dal nostro premier Giorgia Meloni, quindi chiaramente oggi siamo a dare manforte a Coldiretti per questa battaglia che in questo senso è proprio una battaglia di civiltà. Convintamente siamo un paese in cui l'eccellenza agroalimentare, come dire, la fa da padrone, quindi dobbiamo in tutti i modi, in tutte le sedi, riuscire a tutelare quelle che sono le nostre eccellenze, le nostre tipicità, farlo con determinazione, con convinzione, soprattutto in sede europea. Il Made in Italy, inteso come cibo, inteso come eccellenze no gastronomiche, che sono anche spesso traino
per il turismo sono una voce per il nostro paese importante anche in termini di PIL. Una firma che non poteva mancare da parte del gruppo Lega. Abbiamo presentato la prima mozione per l'attenzione della carne sintetica in Consiglio regionale nel 2021, un tema sentito che noi abbiamo riportato a livello europeo, a livello nazionale e oggi in Consiglio regionale. E abbiamo detto no perché per noi la tutela dei prodotti Made in Italy, la dieta mediterranea, la culla della dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO, è base in Toscana, quindi non potevamo che accogliere questa petizione ringraziando col diretti per averla portata all'attenzione della politica. Abbiamo raccolto convintamente questo appello di col diretti perché riteniamo sia giusto per tanti motivi, sicuramente non per un motivo ideologico, perché non è questo che ci spinge, ma sicuramente in questo momento la difesa della nostra agricoltura, del nostro brand e delle nostre aziende e anche ovviamente quelli che saranno gli effetti, la ricaduta sanitaria sull'utilizzo di queste carni sintetiche che ancora non sappiamo. Quindi c'è sicuramente un motivo di sostegno alle nostre imprese agricole di qualità, che sono anche la nostra caratteristica da un punto di vista dell'enogastronomia della regione Toscana e da un punto di vista della salute, che ci sembra importantissimo. Inaugurato ad Arezzo il Google Innovation Center, si tratta del primo polo nazionale per l'apprendimento digitale, dove sarà possibile conoscere e utilizzare tecnologie e strumenti proposti da Google for Education Italia. Il centro è ospitato nei locali del liceo Piero della Francesca. Questo è uno spazio di innovazione, uno spazio rivolto alle ragazze, ai ragazzi, alle studentesse, agli studenti del liceo Piero della Francesca, ma è uno spazio aperto alla città. Qui si avrà un modo nuovo di formarsi, ma questo spazio servirà anche a fornire nuove competenze digitali alle cittadine e ai cittadini della città di Arezzo. Noi abbiamo di fronte a noi una sfida importante, che è la sfida della transizione digitale. Perché questa sfida possa essere vinta è necessario che ognuno di noi, dai più giovani ai meno giovani, abbia gli strumenti a disposizione per poterlo fare. Ringrazio l'Ufficio Scolastico Regionale, ha svolto un lavoro enorme, ringrazio il dirigente scolastico, Istituto Piero della Francesca, ma ringrazio soprattutto le ragazze e ragazzi, perché li ho voluti salutare per primi, perché saranno loro a vivere questo spazio, saranno i protagonisti del futuro, i protagonisti del cambiamento. Si parla tanto di cambiamento, di sfide, di innovazione. Si stanno traducendo nei fatti da parte del Consiglio regionale, da parte dell'Ufficio Scolastico regionale, questo collegamento con il mondo esterno che continua a proporre e a vivere il Consiglio regionale. E questa è la politica che dobbiamo fare. Dobbiamo metterci in condizioni di affrontare e vincere le sfide per i nostri giovani e per tutta la nostra comunità. È un traguardo per il lavoro che stiamo svolgendo a livello regionale e che centriamo poi su Arezzo per tutta una serie di motivi, in particolare il fatto che questa scuola, insieme poi all'Isis Valdarno e al liceo di San Sepolcro, sono poli formativi nazionali, di ieri la notizia, per l'innovazione digitale all'interno del PNRR. Quindi questo fa sì che diventi veramente come punto d'arrivo il lavoro svolto, ma sia un punto di partenza da qui in avanti, perché questo diventi un luogo insieme ad altri di formazione che possa recepire da tutto il territorio giovani insegnanti, ma li riceva anche dal resto d'Italia, perché il fatto poi di essere nel convitto nazionale è un modo per avere anche delle strutture a disposizione per poter ospitare non per 2 ore, per 3 ore, per 4 ore le persone, ma per percorsi di formazione più lunghi. Grazie sì alla Regione Toscana, ma grazie anche a questo territorio che si porta dietro un bagaglio culturale importante per quanto riguarda la tecnologia e l'innovazione. Credo che questo oggi rappresenti ancora un ruolo di centralità della provincia di Arezzo nei confronti della Regione Toscana e dell'Italia intera. E quindi perché l'unanimità? L'unanimità perché la Regione Toscana crede molto nei giovani e una delle priorità è sicuramente il tema della formazione e delle nuove generazioni. Google ha nella sua strategia nel mondo l'education, quindi questo è un esempio, è un innovation center basato sulle tecnologie di Google, fatto con i nostri partner. È un mondo
aperto dove ci aspettiamo di ospitare studenti e docenti e possano utilizzare una tecnologia che è nata per abilitare le competenze del futuro. Quindi questa è la missione che abbiamo qua. Questa era la nostra ultima intervista. Vi ricordo che Cronache Commenti torna la prossima settimana.